Benvenuto a tutti, questa cerimonia di premiazione del premio Triveneto di poesia El Sil. Se manca qualcuno è perché in concomitanza ci sono altre iniziative, per cui per esempio l'assessore Franchino non è potuto venire, c'è la selezione del premio commisso a Cornuda e altri eventi altrettanto importanti. Questo comunque è anche un intervento importante. Questo concorso è stato indetto, è un appuntamento annuale del Circolo degli Amici della Poesia, un circolo, un cenacolo ben radicato nella città di Treviso, un circolo che ha questa caratteristica, che fa ritrovare a fianco persone di ogni ceto sociale, nomi grandi e piccoli che hanno portato onore, portano tuttora onore alla città di Treviso. E possiamo dire tutti o quasi tutti conoscono questo El Sil, nella città, o direttamente o indirettamente attraverso i genitori, i zii, eccetera, i nonni. Per questo si dice, abbiamo scritto nella locandina, che il Sil rappresenta patrimonio culturale della città di Treviso. E diciamo, questo circolo fa conoscere se stesso attraverso il notiziario del Sil, che ha questa caratteristica, una struttura tipografica penso unica. È un fitto reticolo, l'abbiamo detto, di poesie. Non c'è spazio vuoto, tutti gli spazi sono, diciamo, utilizzati per pubblicare poesie, che questo foglio gira per tutta Italia e anche all'estero, è conosciuto. C'è anche una sezione, poesia giovane, perché l'auspicio del presidente Gionco e degli altri partecipanti è che i giovani possano in qualche modo prendere le redini, prendere, diciamo, la storia di questo cenacolo. Qui avevo una dichiarazione del presidente Gionco recente. Dice: è arrivato il momento per noi, che pur resistiamo come rocce con spirito giovanile al tempo che passa, di caricare sulle spalle dei nostri giovani il dolce fardello della nostra identità e della nostra tradizione. Però siccome abbiamo qui il presidente, sentiamo se ancora queste parole le conferma oppure ci ha ripensato, vuole tenere duro anche questa sua direzione, questa sua presenza, e senz'altro, vista la giovinezza, lo spirito giovanile, diciamo, di questo giovane. Passo la parola quindi al presidente. Grazie. Quando si dice lo spirito resta giovane, sembra un complimento, ma non è poi un gran complimento. È ancora lucido. Qualcos'altro non è più tanto giovane, ma noi non abbiamo paura. Scusate la battuta. Volevo prima di tutto ringraziare alcune persone che hanno collaborato in modo particolare e collaborano per la diffusione della poesia, in particolare della poesia di dialetto, ma anche di italiano, ma soprattutto del dialetto. Poi dirò due parole che ho scritto perché siano senza sbavature, che serviranno a far capire il nostro animo, perché e come ci muoviamo in questo campo. Volevo ringraziare la nostra redattrice del giornaletto El Sil, la donna Bruna Brassalotto, che è sempre vigile soprattutto per l'affetto, per il dialetto che sente, per la paura che sfugga di mano e che prevalga la lingua. Io sono di parere che l'una cosa e l'altra possono convivere, poi dirò anche perché. La dottoressa
Giustina Menegassi Barcati, che cura tutta la parte culturale del nostro operare, anche perché ritengo che va bene il ricordare, non dimenticare tutti i segnali di vita passata che abbiamo avuto con le caratteristiche particolari che meglio vanno espresse nel tempo. Però la ricerca del oltre, del di fuori e del di più ci deve sempre, a mio parere, tenere aperti e liberi a tutto ciò che si muove avendo come l'arte come ispirazione. Il nostro segretario, che vi assicuro ha corso molto in questo periodo, perché sembrano cose facili fare i premi, sta roba, ma sapete quanto lavoro che ci vuole? Ci vuole per organizzare la diffusione del bando, arrivano le poesie, bisogna coordinare la commissione, fare tutti gli esami, dare i voti, verificare e tutte queste robe qua. Approfitto anche in questo momento per ringraziare la giuria, che si è molto adoperata per questo, e in particolare la dottoressa Chinaglio, che dopo volevo regalarle di persona un libro, per la particolare volontà di ricordare che l'amore per la cultura va nella sua completezza, compresa anche la didattica, che a volte si trascura pensando che la libertà consenta tutto. Invece anche questo non è vero, e ci siamo le regole, qualcuno che ogni tanto ci dica sì, ma le regole dicono così, sarebbe meglio che... è anche questo contributo. Per quello dicevo, la nostra vuole essere un'apertura totale a qualsiasi fonte di ricerca, a qualsiasi fonte dei saperi. Ecco, vi leggo due righe prima di passare la parola al Presidente della Provincia, che ringrazio sia per il premio che ci ha dato, ma soprattutto per la sensibilità di essere voluto essere presente stamattina con noi, pur sapendo che altri impegni di altra natura, che non è del nostro campo, ma parimenti importante, non utile ma necessaria, perché ci vuole questo e quello. Noi siamo per il nutrimento dello spirito, ma non disdegniamo il nutrimento anche del corpo e di tutto il resto che ci consente di vivere. Ecco, io avevo espresso un paio di pensieri. Visto che ci stiamo preparando alle ferie, siamo anche in un ponte, quindi molti di noi hanno preferito, tagliando, perché sarebbe bene compiere comunque il proprio dovere e esprimere il proprio pensiero, ma questo è un fatto opinabile, che ha preferito andare a fare le vacanze. Allora ci appropinquiamo un'altra estate che ci accoglie con i suoi colori, i suoi calori, i suoi frutti. La natura ci tende le braccia con amore, offrendoci gratuitamente tutte le sue bellezze, i monti, i laghi. Il mare, solcato da un lussuoso motoscafo che spacca le onde, è lo stesso assaporato da una modesta pilottina, perché lo sapesse, è una barchetta molto piccola che una volta si poteva avere senza bisogno delle grandi patenti, quindi era diffusa per quelli che assaporavano comunque la riva, il mare, e non andavano a solcare gli oceani. O con un moscone, costando semplicemente seduti sullo scoglio a mirare un affascinante tramonto. E sì, sta superando il suo 44esimo anno di vita. La nostra poesia dialettale, con tutti i suoi significati di storia, viene valorizzata negli aspetti vari e significativi. Dai prodotti della terra, da noi spesso celebrati, ai fatti storici più salienti della nostra patria, nella vita dei castelli, di abbazie, dei centri antichi, di quali l'estetorio è particolarmente ricco. I nostri colli, fiumi, boschi, l'ospitalità e sincerità delle nostre genti ci vengono finalmente come eccellenze riconosciute, da rispettare e da assaporare. Il pensiero e la parola
non si misurano, né si pesano con il denaro. E il nostro dialetto usato spesso un tempo in modo faceto, ora ben si accompagna anche ad un italiano raffinato. È nostra prerogativa e vanto usare a tempo e luogo o l'uno o l'altro, onde meglio e più sapientemente colorire il nostro. Questo è la parte che mi ha dato. Pace alla vita. Perché questo tema? Questo tema nasce da un pensiero lontano che oggi finalmente, per fortuna, è attuale, lo si sente, come altri pensieri lontani che noi abbiamo messo negli altri quattro titoli dei precedenti concorsi che abbiamo fatto, che avevano tutti un vario significato, quello della poesia, quello del stile, quello della bellezza, tutte cose che ora vengono fuori finalmente, non per farcene, ma si comincia a riscoprire che oltre alla quotidianità e a tutto ciò che comporta, compresa la sete inestinguibile di volere, di arrivare sempre di più, di più, di più, invece può riservarci anche altre cose. Il Sile pare che rappresenti bene la calma e la tranquillità del suo essere di portare la vita, non è un torrente, non è tumultuoso, non è altra cosa, e quindi abbiamo ritenuto che potesse degnamente rappresentare. Nel libretto che voi vedrete, troverete, cercherete il significato. Sono due uova che sono il segno della vita, con due bimbe che sono idole. La prima, la più piccola, dalla natura, nel verde dei prati. La seconda, vestita da pagliaccetto, di fronte a una fontana che è la vita e di fronte a un centro di potere che viene superato dalla ingenuità, dalla bellezza e dalla vita. Questo è il significato, non è casuale. Cinque rametti di olivo che vedete rappresentano la pace che appunto lega la vita, che è la sostanza del nostro concorso. Emergono l'acqua dalle risorgive del Sile, che inizia la sua vita scorrendo lento e sereno in pace con la natura, fuori dal tumulto dei torrenti. Musicando raccoglie gli affluenti, così si abbina il tema di pace alla vita del nostro concorso di poesia. Nello scorrere i versi dei nostri poeti in lingua, in dialetto veneto, in alcuni idiomi europei, in particolare il francese, ritroviamo pur con accenti e sfumature diverse un unico sentimento dominante, appunto, la pace alla vita. E per questo siamo loro grati. Se anche per un solo istante fossimo riusciti a far riflettere i nostri amici, i nostri concittadini e coloro che in qualche modo in ogni campo esercitano la loro influenza nella politica, nell'arte, nel lavoro, nella scienza, nell'insegnamento, nella giustizia e nella religione, saremmo lieti perché avremmo raggiunto il nostro scopo. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Prima di tutto grazie per l'invito a partecipare a questa vostra premiazione. È un concorso molto ampio che ha coinvolto tanti artisti, tante intelligenze e che sicuramente ancora di più è gradevole se pensiamo che l'associazione SIL racchiude un po' la storia di questo territorio. L'abbinamento che faceva il nostro Presidente relativamente al fiume Sile, fiume di risorgiva, calmo, quieto, che non vive di turbolenze dovute al tempo, ma è influenzato dal tempo, essendo sì fiume di risorgiva, lui vive le condizioni climatiche del nord, delle nostre Dolomiti, delle nostre Prealpi, del lago di Falda che abbiamo su di Treviso, ma Treviso vive questa condizione come bellezza di città d'acqua,
consile che rappresenta poi anche la nostra storia. L'abbinamento di un corso d'acqua, l'abbinamento del dialetto, espressione di una storia e di una cultura, il radicamento e la possibilità di attestazione di quella che è stata questa storia è un fattore importante per coloro che dovranno un giorno studiare questo nostro territorio, che studieranno questo nostro territorio. Il fiume è cambiato, il Presidente parlava di una barca, un entrobordo da 700 cavalli che taglia le onde e che emette del fumo però. Ma quanto più bello è, Presidente, avere una barca a vela in cui senti solamente la prua che taglia l'onda e il fruscio dello scarico delle vele da vela. È tutta un'altra cosa, è sempre un mezzo di trasporto. Quanto più bello è il fiume Sile, dove i canottieri o i vecchi pescatori percorrevano nel proprio mestiere il Sile con i remi o con a parangua, come la chiamavano, no? La pantana con il bastone che si spingevano nelle zone di risorgiva dove mettevano le reti da pesca e quant'altro. E queste sono le espressioni che forse sono sicuramente cambiate, perché non posso dimenticare che ho vissuto forse la fase terminale, il rumore di tutte quelle ruote dei mulini lungo l'asta del Sile, che hanno rappresentato la storia di questa nostra realtà, che sono stati gli albori dell'economia di questo nostro territorio. E tutte queste certezze, tutte queste attestazioni, poesie, studi che vengono fatti da artisti che garantiscono e che vedono e riconoscono, pensano, studiano quello che è stata questa condizione, è un aspetto veramente notevole, perché dà degli spunti a coloro che dovranno poi approfondire questi studi. Dialetto sta mutando anche il dialetto in maniera esponenziale. Qualche anno fa sono stato a Rio Grande del Sul, in Brasile, ho trovato dei trevisani, dei perlunesi, ma loro parlano un dialetto che per noi è quasi incomprensibile in questo momento. È il italiano del fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che noi non riconosciamo più quasi, delle terminologie nostrane, trevigiane, che non ci riconosco, che noi neppure io ho sempre parlato buona parte della mia vita, la parlo anche sempre in maniera dialettale, allora non vengono riconosciute. E poi qui abbiamo il dialetto della bassa trevigiana, abbiamo il dialetto della destra Piave, sinistra Piave, e più su vai e più il dialetto è chiuso, è diverso. Noi abbiamo fatto come amministrazione provinciale due libri, due dizionari, cercando anche in questo caso di poter certificare quelle terminologie che tanti giovani non conoscono, perché tanti giovani iniziano l'aspetto scolastico, la propria quotidianità nella famiglia, viene insegnato loro solamente l'italiano, come espressione magari anche qualche anno fa di superiorità rispetto a coloro che parlavano il volgare dialetto, ma credo che sia un insegnamento che viene dato ai propri figli, sicuramente forse nello spirito anche giusto, ma non si può perdere quella che è stata una storia, una tradizione di questi nostri territori. Il giovane, l'intelligenza di un giovane è quello di conoscere il dialetto, perché è la base di questo territorio, di conoscere l'italiano, di conoscere l'inglese, perché è un giovane che dovrà lavorare a livello globale oramai, a livello mondiale, ma è un arricchimento personale, sapendo quelle che sono quelle storie di questa nostra terra. Per cui lavoro la vostra espressione di oggi, l'attestazione di quelli che saranno poi i riconoscimenti che la vostra giuria sicuramente con grande difficoltà ha dovuto, come sempre in tutti i concorsi, identificare un primo, un secondo, ma credo che tutti i lavori complessivamente sono delle grandi opere, perché il cuore di ognuno che scrive una poesia racchiude un qualcosa che non è uguale all'altro, è qualcosa di diverso. Ognuno ha la propria sensibilità, ognuno ha la propria espressione, ognuno vede l'acqua del Sile in maniera diversa, ed è questa la ricchezza delle poesie. E sono per cui sicuro che per quanto attiene la giuria sarà stato difficilissimo fare una graduatoria, perché ogni poesia, io ritengo, sia un'opera d'arte che racchiude la personalità, la sensibilità dell'autore, e quella ricchezza deve essere indistintamente premiata in uguale apparimento
con tutti gli altri, perché la sensibilità è una cosa incredibile. Grazie e buona giornata a tutti. Bene. Allora procediamo. Adesso diciamo noi ripetiamo i ringraziamenti al Comune, qui è presente la consigliera Tocchetto, ma verrà anche il sindaco Manildo a un matrimonio, sta celebrando un matrimonio ma assicurato che viene. Grazie naturalmente a Leonardo Muraro, ai rappresentanti dell'associazione, c'è cioè la signora De Dalt, della presidente della Croce Rossa Italiana, e a quanti hanno contribuito alla premiazione con la donazione di opere d'arte e di oggetti di pregio. Vado ad elencare i nomi, le persone: la pittrice Bruna Brazzalotto con un'incisione, lo scultore Simon Benetò, che saluta tutti, purtroppo non può venire perché ha avuto un problema a un piede, per cui è a casa, ma sarà operativo, mi ha detto, dalla prossima settimana, che dovrà andare a Pontedera per una grande mostra. E la gioielleria Giraldo, qui c'è il signor Guido, la gioielleria Pipesso di Treviso, pittore Bruno Zago, dovrebbe esserci, ecco. Rosa dei Venti di Donatella Marzon, San Donà Argenterie, lo scultore Maurizio Rossetto, e la pittrice Bruna Sordi. E ringraziamo anche la giuria, ne ha parlato prima il presidente, era il presidente anche della giuria, Simon Benetton, Giustina Barcati Menegazzi, la Bruna Brazzalotto, la professoressa Daniela Chinaglia, il giornalista Bruno De Donà, che sarebbe intervenuto, e poi c'è il segretario, l'unico che ha lavorato a quanto pare, vedetemi, sottoscritto. Ecco, questo è il tema del concorso di cui ha parlato già il presidente. Le opere pervenute, 80, ne sono arrivate 80, suddivise in tre sezioni, A, B, C, dialetto triveneto, in lingua italiana e in lingua europea, francese e spagnolo. Adesso, prima di... ecco. Procediamo alla premiazione del primo premio della sezione C. Il primo premio è stato assegnato, diciamo questa, alla signora Michelle Morisi Viot, viene da Parigi, consegna il premio della parte della provincia al presidente Leonardo Muraro. La Giustina Barcati Menegazzi ha diciamo, rielaborato gli spunti della giuria e quindi l'ha messi in bella forma. Adesso ci legge la motivazione, va bene? Okay. La motivazione. Sì. Allora, primo premio, Vivre pour la paix di Michel Maurice Viot. Il tema della pace è unito a quello del fascino del fiume Sile, in una lirica felicemente scorrevole e sciolta. L'animo del poeta partecipa con emozione al dolore dell'esistenza, che viene però attenuato dalla speranza convinta di poter recuperare l'amore e la fratellanza tra gli esseri umani. Le soir descend, les clameurs de la ville s'estompent, l'écho des voix du fleuve se fait plus présent. Certains perçoivent des sons étranges, d'autres n'entendent que le roulis et le clapotis contre les coques des embarcations.
Le fleuve sort de sa torpeur. Charrie les cris, les pleurs et les appels venus d'ailleurs. Un ailleurs lointain? Peut-être pas. Ils sont bien proches et réels, ces signes de détresse. Malgré le désespoir du fond du cœur, montent des chants devenus prières qui apaisent et rassurent. Ces voix parlent aussi de la paix, celle qu'on espère. Ces voix parlent aussi de la vie, celle qu'on voudrait. Il nous faut apprendre à vivre en harmonie, en paix avec les autres, avec soi. Donner un sens à la vie, à nos vies, avec amour et fraternité, dans la paix. Grazie alla giuria e a tutti gli altri poetesse e poeti. Grazie. Grazie. Secondo premio della sezione C va alla poetessa Eliane Hurtado da Parigi. Consegna il premio Guido Giraldo. Una bellissima targa con la rappresentazione di Piazza dei Signori. Bene, allora Eliane, se adesso intanto sentiamo la motivazione, poi di Eliane Hurtado. L'invocazione all'amore divino è espressa con impeto e suggestiva immagine. La speranza nella pace, così oggi offuscata, trova riscontro nel sentimento del poeta che nel bianco e nel nero dell'esistere sogna di poter ricostruire l'armonia della vita. Passeur de lumière, répand sur nos chemins d'épines et de pierres une poussière d'étoiles et de rêves. Inonde la terre d'un arc-en-ciel de toutes les couleurs de la paix et du bonheur. Sur l'échiquier terrestre, où le blanc et le noir se côtoient, joue une symphonie inachevée, sort du silence des morts. C'est la partition d'un poète qui, l'âme déchirée, proclame son amour divin en semant des graines d'espoir pour qu'enfin règne sur terre un signe de paix éternelle et que s'envole dans un souffle fugitif une lueur d'espérance, signe d'un temps meilleur. Ne laisse pas ces silences s'imposer, n'accepte pas ces guerres fratricides, mais redessine l'origine du monde avec les couleurs de l'espoir. Benissimo. Il terzo premio, sempre della sezione C, è stato assegnato alla poetessa Nadine Amiel, che non è potuta venire, sempre da Parigi. Quindi chiamo la Eliane Hurtado a ricevere il premio. Il premio che viene consegnato dalla professoressa Pinaglia. Un oggetto di argenteria di gioielleria Papessa. Leggiamo la motivazione, sì. La vie di Nadine Amiel. La metafora nella lirica suggerisce immagini che decifrano la corvallina della vita. Interessante testo poetico, costruito con raffinate espressioni in cui l'uomo è presente con le sue difficoltà esistenziali, volte sempre alla conquista di armonia e di pace. Il y a des jours où les lunes sont diaphanes, ceux où le soleil sont voilés à l'image de nos âmes.
ceux qu'on traverse sans les voir, et ceux qu'appréhendent nos soirs. Les jours les plus tristes sont ceux où les oiseaux ont quitté la piste, ceux où ils ne chantent pas, ne chantent plus. Ils ont quitté nos ciels pluvieux, ils s'en sont allés vers d'autres cieux. Ils ont quitté ce monde qui recule, ce monde où tout bascule, ce monde qui se fait tombe, toujours de plus en plus sombre. Sur leur sillage inlassablement, nous serons là. Quand le printemps refleurira, nous verrons sur les arbrisseaux leur nid, heureux de leur gazouillis, nous chanterons en harmonie pour que revienne la vie. Bene. Direi di chiudere la sezione C indicando i segnalati. Il primo segnalato è la poetessa Catherine Millet con la poesia Pé à la vie. Poi un secondo segnalato è Salvatore Daprano da Montreal, ci ha mandato questa poesia da Montreal. Naturalmente un po' a venire, ci ha mandato i saluti. Se avessi le ali di un uccello migratore, sorvolerei l'oceano per raggiungere la terra che porto nel cuore. E mi presenterei lì con voi per inebriarmi in quell'aria pregna di poetici afflati. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma non è possibile. Manderò i vostri applausi. Per chiudere la sezione C, vorrei chiamare il poeta che ci vuole fare una sorpresa, perché ha scritto che la sua poesia deve essere recitata a ritmo di una marcia trionfale. Si tratta di Roberto Zaniolo, che viene dall'Argentina, da Padova. Deve essere un globetrotter, perché dal Canada, ovunque, da Berlino. E quindi chiamo Roberto Zaniolo qua per la premiazione. La poesia in spagnolo, grazie alla vita, para la vita. Consegna il premio la dottoressa presidente della Croce Rossa, la signora De Dalt. Dell'argenteria San Donà, non l'abbiamo aperto, deve essere una bella cosa. Vogliamo la leggere? Va bene. Buongiorno, bene. Vogliamo leggere brevemente le motivazioni di Zaniolo? Motivo per cui è stata segnalata la sua opera? Va bene? E la vita, para la vita. Di Roberto Giovanni Zaniolo. Suggerisce il poeta la lettura a ritmo di marcia trionfale. Il testo è piacevole e sorridente, con l'immagine fascinosa del mare descritto nei suoi vari aspetti, dalla burrasca al rasserenamento, che invitano a pensare alla vita stessa nella speranza che dopo le difficoltà si giunga alla pace, alla serenità, all'amore. Okay, benvenuto al sindaco. Adesso vediamo come Roberto Zaniolo ci legge questa poesia, vediamo questa marcia trionfale, se dà una botta di entusiasmo alla sala. Domando di concedermi ancora un minuto, dando che l'interpretazione a modo di traduzione, via. Visto che la traduzione che si è stata chiesta a pagina 34-35. Una volta, quando ancora non c'era SMS, PPS, MMS, mail, WhatsApp, eccetera, o chissà quali altri mezzi di tecnologica comunicazione, l'uomo Rosetti si casa ai due sponde dell'oceano per ragioni di emigrazione.
non essendo che altri modi, e affida i propri sentimenti ai bianche nuvole del cielo e ai nuovi onde del mare, che va e che viene e che va, dove del tutto può succedere e tutto può capitare, finché pian pianeo insegnate ancora in pace, per mettere in pace la propria vita, ecco il titolo, tenendo per sempre in tel cor il ricordo di un grande mar e di un grande amore. Se non era una storia vera, e non si era mai sposata, e lui, Lazzaron, è quello qua. Sì, adesso ne so. Allora, per chi che vede sul libretto che ho messo dei segni, vuol dire che gli accenti va messi ogni terza sillaba del gruppo da 4, 4 per 4, marcia 1, 2, 3, 4. Facci sentire. No es en vano que en la orilla tú te sientes de la mar, a mirar cómo las olas llegan fuertes, fragorosas, movedizas, inquietantes, gigantescas, espumosas, y retornan blandamente, suavemente, sin cesar. No es inútil, niña hermosa, que te sientes a mirar, porque un puente es que nos une de estas formas misteriosas. Yo recibo tus mensajes de las nubes candorosas, tú los míos de las ondas rumorosas de la mar. Y si un día se cerniese la borrasca embravecida, y la mar se alzase airada y enlutara el firmamento, y entablaran un combate el más furioso de fragor, pues retornará la calma tan ansiada y tan querida, con un sol refulgurante que ilumine el sentimiento de dos almas que se amaron, de una mar y de un amor. Dunque, volevo informare il sindaco che noi prima ci siamo arrogati il diritto come circolo degli amici del CIL di essere considerati come patrimonio culturale della città di Treviso. Concorda il sindaco? Prego, dici due parole. Grazie, scusatemi, sono arrivato in ritardo perché, come avevo detto al professor Cesaroni, avevo un matrimonio da celebrare stamattina, e concordo veramente che l'associazione sia un patrimonio fortissimo della nostra comunità. Adesso con Adriano Giongo ho letto la poesia, la prefazione, Pace alla vita, e questo me lo conferma, è proprio è un lievito di belle cose. Io penso che la cultura abbinata a l'emozione, a tradizioni belle ti possa far fare dei salti in avanti e possa contaminare in modo positivo non soltanto la crescita personale e culturale, che è importantissima, ma anche la crescita di una comunità che diventa sempre più consapevole e migliore. Quindi vi ringrazio del lievito che portate avanti da molto tempo e continuate a farlo, perché è una cosa preziosa. Benissimo. Posso dire io due parole? Sì. Bruna Brazzalotto. Volevo innanzitutto ringraziare il sindaco e il presidente della provincia che sono venuti qui, e poi di questo che è un patrimonio culturale veramente, perché molti anni fa, 44 anni fa, il dottor Andrea Cason e Alberto Albanese Senior hanno dato vita a questa storia del dialetto, e poi oggi io vorrei dare un suggerimento. Il dialetto è uno studio continuo che si deve fare, non è solo perché lo pratichiamo, ma anche perché è una risorsa che ci portiamo dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri avi. Poi, come presidente dell'Accademia Europea delle Arti, volevo ringraziare i pittori che hanno dato, tra pittori e i due scultori che hanno voluto dare i premi, e invitare tutti i presenti poi a vedere la mostra di Santa Caterina, che dura fino al 7 di giugno, perché questo premio non abbiamo potuto consegnarlo nell'auditorium della mostra per causa di forza maggiore, quindi siamo venuti qui e mi dispiace, perché era una cosa che era nata insieme
al Circolo Ammessi della Poesia e Accademia Europea delle Arti. Poi l'obiettivo più bello e che mi fa molto piacere è questo, che io ho sempre girato l'Europa e sono riuscita a portare qui i poeti di Parigi e i nostri poeti portarli a Parigi, e sono riuscita i nostri pittori a portarli a Parigi e i pittori di Parigi venire alla nostra mostra. Quindi l'obiettivo che l'Accademia Europea delle Arti si era prefissato è proprio, credo che sia stato raggiunto. Quindi vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Adesso procediamo all'assegnazione dei premi, la sezione A, poesie in dialetto. Il primo premio è stato assegnato a Luciano Bonvento di Rovigo con la poesia Vecchio Cuore Contadino. Consegna il premio al sindaco Giovanni Nildo. Ah, ecco sì. È la scultura di Simone Benetton, che è qua. È una bella scultura di Benetton. È in fondo. Benissimo. Bene. Complimenti a Luciano Bonvento. Grazie, signore. Certo, prima sentiamo cosa ha scritto sempre su input della giuria la Giustina Menegazzi. Vecchio cuore contadino di Luciano Bonvento. È come una ballata, una canzone antica che celebra l'aspirazione alla serenità, alla pace, in un inno melodioso. Suggestivi i ricordi, i momenti indimenticabili di un passato che ha dato significato all'esistere, dove con la bellezza del canto della natura il vivere è stato felice, ricco di poesia e di sogni. Il poeta traccia con ritmo coerente una composizione sostenuta da sentimenti profondi, da emozioni con toni efficaci di vera musicalità. Vecchio cuore contadino. Di solito sono molto bravo, ve lo dico subito. È innamorato delle sue poesie. Sì, va bene, ce la metto tutta, eh. Lo so, Fioi, che il mondo cambia, che in città si sta meglio, ma mi sono nato qui, in campagna. Lasciami qui, fiori miei, dove l'erba dei campi verdi mi conta vece poi, dove il merlo fischia ancora libertà sui ziei azzurri. Portarmi via sarebbe cavarmi il cuore. Voi altri non sarei. Cosa vuoi dire ascoltare le parole del vento, i canti stonare e rane, i peteguizi dei sei e a sera? Guarda, non sai cosa vuol dire guardare le rondine e sgrappare il sole fino a farlo sanguinare nell'ora del tramonto. Lasciami qui, fiori miei, finché i miei occhi e vedrà la luce, dove tutti gli parla la mia lingua. Sono stata era di fumare e storie di miseria, dove il frumento sa odore del pan vero, dove guamma la mia donna e si nati voi altri, fiori miei. Quando non conterò più i dì e una croce segnerà il mio silenzio, espanderò l'anima dentro i sulchi, aspettando nove primavere. Voglio essere pensiero che sveglia la mattina, una battisosola a passeggio con fastidio. Lasciami qui, fiori miei, dove la poesia di sta terra che vestiva la mia vita respirà tutti i miei sogni. Lasciami qui, fiori miei.
abbastanza comprensibile anche per chi non è nato in Veneto come sottoscritto. Diciamo comunque nel libretto il convento ci ha mandato anche la traduzione, la traduzione sua di questa poesia, questo libretto che viene consegnato ai vincitori e segnalati, però anche tutti i presenti che volessero prenderlo, c'è una sede, si chiede un contributo di 5 euro, un contributo spese, perché quest'anno i finanziamenti sono un po' crollati e allora non ci stiamo dentro. Come per i partecipanti invece che non hanno vinto, che non sono nemmeno segnalati, che fossero presenti, c'è la possibilità di chiedere di chiedere l'attestato di partecipazione sempre all'angolo, la signora che mi ha voluto. Bene, procediamo al secondo premio. Il secondo premio è stato assegnato ad Anna Pasqualetto Brugin di Mestre, e i miei pensieri se fermano, se ferma. Viene assegnato un quadro di Bruna Sordi e chiamerei la consigliera Tocchetto a consegnare il premio. Sentiamo la motivazione. E i miei pensieri se fermano, di Annalisa Pasqualetto Brugin. La congiunzione iniziale fa capire come il pensiero arrivi dopo varie riflessioni a costruire una composizione ricca di immagini suggestive sorretta da percezioni immediate di sensazioni, emozioni, ricordi, con riferimenti puntuali e delicati ai vari aspetti della natura. La lirica esprime sentimenti che toccano il senso della vita, sorretti da toni e accenti di un animo sereno. L'uso della lingua rivela varietà e proprietà in un andamento sciolto e molto fluido. E i miei pensieri se fermano. Caia essi, scolto a vecchia rana, maga del Fontanasso, regina del Sil, che col suo umido gracoar canta il tempo che passa. Con noti indorae acconta da sempre le antiche storie dei soacque e di assotera. Stagna nell'aria profumi puri d'erbe e dei fiori salvatevi. Esieri se alza vede caido, che sfanta i colori. Un venteseo ruffian era ancora memorie ormai perse, e si impira tra tremo e piope nel fado ondoare rame di assalgarea, alcune foglie tenarine e paveglie sconte che dorme. Un usetto pien di sentimento il fischia beato, che fa eco il grigio cantaioio. Su tutto che se na pace tanto buona, che soffega sbraiar rabbioso de accornara, ma che fa intendere invense il cainar de agilda, che dice i putei de star lontan da qua e onga, e a se ormai sono una ombra, ma può più salvarli. E scolto a vecchia rana, amata del Fontanasso, regina del Sì, e i miei pensieri se ferma sul suo e sul mio giorno, carisso gioie vissue, sogni e illusion soffegai, e l'anguor me ciapa su tutto che se na pace tanto buona. Benissimo, grazie. Terzo premio è stato assegnato a Giovanni Benaglio di San Giovanni Lupatoto per la poesia Alfi de Pace. Consegna il premio l'autrice dell'incisione che viene donata al
poeta, la Bruna Brazzalotto. Un'incisione, una felicità. Da portare in giro per il treno, motivazione? Arfi de pace di Giovanni Benaglio. Il tema della pace e del sine sono armoniosamente fusi in una lirica sapientemente costruita con suggestive immagini ed efficaci espressioni. Il poeta, in una sintesi originale, con melodioso ritmo, raccoglie sensazioni ed emozioni che riflettono una capacità straordinaria e particolare, unita ad una pari sensibilità. Arfi de pace, sarebbe aneliti di pace. Cucuroa le umbrie a spareggiare il dì da quel bacan che stoffega del vento, la tira al fià l'acqua del sil. E le un batolar come imboreso, abbrasso col de Nazaro rufian che pete una caressa del messinese. Se l'ansigna in pendonca i salgari, e le raccole le struca, i labri senza osse, i grilli sora il violì, recce a pogò. E l'acqua la conta sfrisegando le raise, un di quei occhi già pronti a imbottonarsi. E l'acqua la conta senza mai fermarsi. Le lì che in asio barchetta quattro versi, e i molo alla longa con un strucon, spettando che pian piani si sfanta ia. Bu, cui e gusse de celle arcobaleno, non corpae a ospuaccio per impastar un nial che emita in cuo arfi de pace. Benissimo. Adesso passiamo alla sezione B, poesie in italiano. Qua. Il primo premio è stato assegnato alla poetessa Rina D'Alzilio, di Quinto di Treviso. Va bene, c'è Bruno Zago. Bruno Zago, l'autore del quadro, consegna il quadro, se ha la bontà di venire. E accompagnato anche dal presidente Adriano Gionco. È un bel quadro di Bruno Zago. Ah, bene, allora. Bene, consegna. Presidente, allora consegna il quadro alla presenza dell'autore. Un bel quadro di Bruno Zago. Bene, ok. Adesso leggiamo la motivazione, questa premiazione. Vogliamo soltanto la pace, di Rina D'Alzilio. La composizione, altamente lirica, è costruita con sapiente uso lessicale e immagini scarne ma efficaci. Sostenuta da un forte riscontro emozionale, la poesia fa sprigionare dalle sue limate superfici una molteplicità di temi che si riferiscono alla sorte infelice di molti uomini e alle loro vicende, entro e in mezzo ai piccoli e ai grandi eventi di oggi.
La tragedia di una umanità sofferente è riscattata dalla speranza, dal sogno di una vita in pace dalla quale si sprigionano il perdono e la tolleranza. Vogliamo soltanto la pace. Andiamo come gregge d'uomini lontano dalle nostre case, così tranquille le abbiamo lasciate, ora sventrate, violate, razziate. Andiamo e non sappiamo dove. Poche cose abbiamo raccolto, poco più che nulla. Vogliamo soltanto la vita. Una vita dove allaghi negli occhi il rosso di sera e la rugiada del mattino imperli le ciglia. Una vita di pace. Mosul è lontana ormai e noi camminiamo ancora, stremati nel corpo e nell'anima. Attraversiamo aride colline e il cibo sta per finire. Lasciateci vivere di perdono e tolleranza. Vogliamo conservare uno sguardo buono da donare al fratello. Lasciateci vivere anche di vento. Il secondo premio della sezione B, poesie in italiano, è stato assegnato a Gianni Vivian di Mestre, bellissimo, che ieri mi ha chiamato dicendo che gli aveva ceduto una gamba, però gli devo prendere una spugna doppia e che bravo, e consegna il premio, grazie che è riuscito a venire. Consegna il premio la Giustina Menegazzi Barcati. Il premio è una scultura di Maurizio Rossetto. C'è Maurizio Rossetto? No. Bene. Vi ritrovate dopo tanti anni? Morosi? No? No. Ah, beh, non ho capito. Là, davanti là, perché facciamola... No? No, vieni già da qui. Gira, girati. E là il fotografo, la lucina rossa. No, non è di polistirolo, no? Va bene, allora Giustina vai a leggere la motivazione. Se c'è una motivazione, oppure è stata data. La mettiamo qua, no? Vorrei che portasse a casa le frecce. Dai, testo. Qui. E la poesia è Sile Panta, lei ha voluto riprendere Eraclito. Eraclito, tutto scorre. Muovendo da una profonda esigenza interiore di comunicare la propria visione del mondo e della vita, l'autore ascolta il respiro del Sile e coglie il senso e le ragioni delle cose che accadono. La vela riflessiva determina un tessuto poetico che, oltre le immagini suggestive di cui è fatto, fonde tra loro le parole in un'amalgama che annega nella spietata corrente ogni cosa, il passato, perché il tempo, come il Sile, cancella nel nulla quanto la storia del poeta racconta, mentre tuttavia la vita continua il suo inarrestabile cammino. La lirica è suggestiva per la ricchezza e la delicatezza delle immagini che attenuano nella contemplazione della loro bellezza
la condizione psicologica e spirituale del poeta. Posso fare un saluto a Michelle e a tutte le sue ragazze francesi. Poi qua sono di casa perché ormai l'unica cosa che è nuova per me è un sindaco, visto che il mio è in quarantena in Polda. Questo invece è libero e Muraro che è come il prezzemolo che è dappertutto. È dappertutto e ha il dono dell'ubiquità. Ed è che parla a giovani, vecchi e a tosi. E poi ci sono quei due reati là in fondo, Bonvento e Benaglio. E l'avvocato Tocchetto, che non essendo sotto le luci è anche bella, guarda. Bravo. Spremi i complimenti. No, scusa, io la vedo sempre, loro due hanno di quelle facce sotto i cosi. Siamo con lui, faccio sempre io. Leggiamo sta poesia. Sono venuto a sentire il tuo respiro, vedi? Sono qui che lento ed inesorabile cammino sulla tua sponda, verosimile. Mi specchio sulla tua placida acqua, le gambe traballanti, i ricordi che tormentano, ma volgo di silenzi che solo tu sai donarmi. E questo tacere mi illumina l'anima, mi porta lontano da me stesso. Povero ed illuso, decrepito poeta, mi fa rubare le ali al falco, su, su, fino al firmamento dello spirito, mi avvicina al mistero del cielo, mi fa sentire che questo corpo, questa statua, è nulla più di una prigione, un luogo d'esilio. Ma il tempo scorre, scorre anche senza di me, e non cessa mai di invecchiarmi e di trasformarmi. Scorci da rubare l'eternità, emozioni da raccontare a questo stanco cuore, la contemplazione della corrente, lo stormire dei pioppi, delle mangrovie di salici, la fine è come i cimiteri degli elefanti, dove vanno a morire i burci che lentamente si sciolgono, gli approdi che non portano più da nessuna parte, i consunti lampori dove generazioni di donne forti come querce hanno sofferto e cantato amori. Ho fatto un mazzetto di fiori di loto, ho seguito con lo sguardo il salto dell'ingordo luce, maestoso andare di canti di cigni, il turbinio delle libellule azzurre. Pantarei con l'acqua che non torna più indietro, con la mia vita che corre senza fermarsi verso la foce del nulla. Mi restano tra le mani una manciata di foglie secche, un rosario, una nenia, stanchi pensieri che annegano nel profondo della tua tenace e spietata corrente. Per la poesia Pace alla vita è Mario Cariani di Treviso. Consegno il premio
Alberto Albanese Junior, figlio di Alberto Albanese Senior, fondatore 1971 del SIL. A Cariani viene offerto un libro sulla cassa di risparmio, un oggetto, sì, della San Donà Argenterie, della marca trevigiana. Come? Sono che carte pesanti. È pesante, sì, sì, certo, è molto. Però dovrebbe essere anche illustrato, cioè dovrebbe essere anche qualche fotografia per voi. Ma se lo fa consegnare o no? Sì, consegna del premio, perché dobbiamo. Giratevi verso il fotografo. Eccoli là. Bene. Adesso sentiamo cosa ha scritto la Giustina, sempre su input della giuria. Non se l'è inventata tutta questa roba. Pace alla vita di Mario Cariani. Originale ed era interessante nella poesia il proiettarsi in una sorta di interrogativo aperto, che è la considerazione e la riflessione che nascono dai percorsi attuali di una difficile realtà che tradisce l'uomo e la natura. Il disagio del non riconoscimento e della non accettazione trova risposta nella speranza, nell'amore alla vita che il poeta assegna alla forza redentrice della poesia. Pace alla vita. Può un poeta sognare la pace mentre ancora risuonano al mondo tamburi di guerra? Può l'animo di un poeta pacificamente vedere intorno violenze e soprusi, mortificare uomo e natura e non sentirsi tradito da una vita che non lascia spazio alla vita? Eppure al mattino, al risveglio, io sento in quell'embrione di vita residuo di inconsapevoli tempi felici il risuono di un canto materno, una melodia che irrompe nemica di tristi novelle che so cercheranno di invadere la mente e il cuore a tentar con veleni di far morire la speranza, ma che il poeta con l'amore alla vita da tempo ha già vinto. Cominciamo a disfoscare un po', eh? Allora adesso procediamo per le ultime letture dei segnalati. Purtroppo alcuni di questi non possono esserci, facciamo leggere soltanto gli autori, abbiamo detto, per cui ci sono ancora tre poesie da leggere. Un po' di pazienza, sindaco, bravo, va bene. Fermo tutto di mano, così, una dietro l'altra, va bene. Allora adesso facciamo la prima segnalata in dialetto, Antonietta Cuzzato Bagolin di Oderzo, Odor de Pase. Segna il premio il presidente, dai. Presidente, aspetta che lo cerco. Anche andiamo sul pesante, però è un'opera molto bella. Fondazione Cassamarca, le opere restaurate dal 2000 al 2004, mi pare. È molto interessante. Vediamo, viene a leggere, sì. Viene a leggere.
Allora, motivazione? Odor de pace di Antonietta Pulciatto Bagolin. Nella ricca vivacità di sfumature del dialetto, la poesia scorre fluida nel declinare il tema della pace che accompagna l'uomo dalla nascita all'ultimo respiro, senza tralasciare i molteplici problemi della nostra attuale realtà. L'invocazione alla pace risponde ad una forte emotività del pensiero in una musicalità che si distende verso dopo verso. Odor de pace. La sa de pace, la vita che nasce, se abbrassi verti te l'aspetta, e con tenerezza te l'abbrassa. Egoismo, invidia, superbia, arroganza, ie veni che priva la vita de pace e de speranza. Meglio sentir odor de piegore, de chi? Mite e con umiltà si piega davanti al Creator e rispetta la natura e tutti i fratelli. Profuma de pace la vita dell'acqua ciara e pura che calma e gentile la corre tra rive fiorie al voiar de osetti e sisie. Putei abbandonai e violentai giovani senza lavoro, zent senza futuro, aria e terreni invenai non trova pace in te la vita. Pace, pace, pace siga i popoli in schiavitù. Pace, pace, pace implora le vittime della guerra lasciando la sua terra. Pace per la vita che finisse perché ognun possa morir con dignità, varcando seren le porte dell'eternità. E savarà de pace l'ultimo respiro. Il secondo segnalato è Gianalbo Ferro di Rosolina, che non è potuto venire perché aveva vinto da un'altra parte ed era tra i, aveva vinto un premio, per cui Ubi Mario Minor Cesar ha scritto una poesia intitolata Gavardà. Se qualcuno è curioso di sapere cos'è che Gavardà, si prende il libro e così va bene. Il terzo segnalato è Agnese, la terza segnalata Agnese Girlanda di Verona. Anche lei è il momento dei premi, anche lei era non so dove a ritirare un altro premio. Lei ha scritto una poesia, un canton de pace. Chi lo scrive con una S, chi con due? Pace, pace, vabbè. Dipende dal territorio, no? E anche, diciamo, questi segnalati sono andati questi bei volumi dalla Cassamarca, opere restaurate 2000-2004. E Benaglio dovrà ritirare il premio per l'Agnese. Poi per la sezione B, invece, in italiano, la prima segnalata è Adalgisa Zanotto di Marostica, che è presente. Consegna il premio, vediamo un po'. Prima si parlava del patrimonio culturale che tutti conoscono, il SIL. Rossellini Ugo mi diceva che aveva sua mamma che scriveva per il SIL. Allora chiamo qua Ugo Rossellini a consegnare il premio, va bene? Come, diciamo, socio emerito del circolo. Poi consegnare.
Sentiamo la motivazione, poi dal Gis Zanotto viene a leggere. Come? Pace mia. Via dal Gis Zanotto. L'incanto della poesia è nel fascino delle parole, misurate, significative, privilegiate. Il tutto in una dimensione partecipativa di forti emozioni che si susseguono con tratti affettuosi, volti a comporre una vita nella quale la gioia e la serenità giocano un ruolo fondamentale. L'esalazione dei sentimenti dispongono una trama di percorsi felici in emozioni, partecipi e complici. Pace mia, i tuoi occhi m'avvolgono sempre fra le rughe della vita a seminare gocce di roccia. Non ti stanchi di stupirmi e mi culli ancora quando scende fredda la notte ed ho paura di volare. Mi cerchi, mi sfiori, abbracci le mie mani senza tempo. Sei voce inconfondibile, stupore di silenzio. Ringrazio il cielo per averti ancora in ogni petalo di pelle e mi sorridi in ogni piega del cuore. Non mi stanco d'annusare il tuo respiro. Il secondo segnalato è una ragazza di Lendinara, Cassandra Venturini, che ha appena trovato il posto di lavoro, oggi era al lavoro, non poteva subito chiedere il permesso e quindi ci ha chiesto se noi mandiamo per posta questo attestato e questo premio. E dicevo all'inizio, prima di passare all'ultimo segnalato, si parlava di Treviso come la città della poesia. Sabato 21 marzo scorso c'è stata la giornata mondiale della poesia. Nell'ambito di questa giornata mondiale è stata fatta una serata dedicata a Ernesto Calzavara, poeta trevisano, in cui appunto si è detto di Treviso come la città che è stata sempre abitata dalla poesia. E come lo stesso Calzavara, anche Comisso, Zorzi, Piccoli, Serena, Della Coletta, Porta, Ferracin, De Mattè, Gallina, Cason, fondatore del SIL, Albanese, Lorenzo, Montanaro, Severin, Meneghetti. E pensiamo, dicevano poi, si diceva, al Circolo El SIL, palestra tuttora attivissima di poesia dialettale, il cui foglio viaggia dagli anni 70 in tutta l'Italia e all'estero. Allora, il terzo premio che è stato assegnato a Ennio Di Verón, è presente? Ah, ecco qua, Di Verón, per la poesia Sile, il premio viene consegnato da Emilio Gallina, se fa il favore, il piacere di venire a consegnare il premio che ho appena citato nel Circolo dei poeti che hanno e onorano la città di Treviso. Si danno del vecchio, a vicenda. Dico davvero. Abbiamo detto a te, sai? Ah, beh. Beh no, a me no, perché scusate un attimo, perché questi personaggi del Circolo Amici cercavano forze giovani e io mi sono fatto avanti. Allora, sì. Bene, cosa hai detto di Verón?
cose buone. Sile, di Ennio Tiveron. Nel Sile il poeta trova la pace, il rasserenamento alla quotidiana lotta del vivere. L'acqua silente, insieme alla natura intorno, interviene in questa intensa poesia a dare riconoscimento a se stessi, a dare la forza decifratoria e rappresentativa di ciò che il poeta vuole trasmettere. Una piccola premessa: il Sile sta passando un brutto momento di notorietà negativa, perché le passerelle stanno crollando, eccetera eccetera. Forse è per questo che è diventato molto di moda, perché i trevigiani si sono accorti di avere un grande tesoro. Va bene, questa è una nota. Allora, Sile, scorrono lente in liquido silenzio le acque del Sile, mentre nel fondo ribolle la sabbia delle risorgive immutabili. Galleggia e scivola a pelo d'acqua uno spessore di pace, dove remano anatre forsennate di vita per l'aggravio di nutrirsi, dove tutto sembra elettrico, sulle rive di alberi dagli enormi orecchi e immobili burci ascoltano racconti e storie inverosimili, bisbigliate dagli affluenti. Qui si addormenta l'ansia del vivere quotidiano, mentre gli occhi ruotano nel cercare le voci assordanti di pace nel silenzio di questa cattedrale liquida. Per correttezza devo dire che il primo segnalato della poesia della sezione C, Catherine Millet di Parigi, a cui è stato assegnato un foulard della Rosa dei Venti di Donatella Marzoni, presente? E dopo, sì, dopo lo consegniamo. E a questo punto penso siamo stati rimasti nei tempi. Io ho fatto, non so se c'è qualcun altro, il presidente vuole salutare tutti, oppure c'è qualcuno che vuole venire a declamare, perché il bello di questo cenacolo, io ho partecipato a qualche riunione, è che ci si ritrova in questa sala qui vicino, la sala dei Brittoni, e ogni poeta va su davanti a tutti, legge la sua poesia, è un che di suggestivo, di emozionante, anche perché la cultura, la poesia delle piccole cose, della quotidianità, è una cultura materiale anche che lascia, diciamo, l'animo in pace. Vediamo se... No. Come si fa a prendere la parola prima un ospite così? No, non voglio dirci niente, voglio il regalo di Catherine de Ligier. Sì. Sì, e penso, no, perché in Francia la gente dice che parla troppo, allora sono troppo lunga a parlare, allora non dico più niente. Sì. Sono presidente di Scrittorio Calamaio, i poeti e poetesse del sapere, e mi piace molto molto piacere che partecipare, sì. Scusi, non sono molto dotata, e mi fa piacere di vederti tutti qua, grazie a tutti. Avete sentito che si è riproposto un antico legame vero sindaco che abbiamo con Parigi, con Leanco, con i francesi, anche perché abbiamo la lingua affine. Però vorrei ricordare che è un piacere sapere di poter contare in un linguaggio, ancorché modesto, un linguaggio universale,
che è il linguaggio della poesia. Poesia è un'arte povera, sarebbe soldi in galte, forse pittura e scultura, qualcosa viene fuori in poesia, non viene fuori nella lira. Però la trasmissione del pensiero, delle emozioni, è quello che ti fa pensare che possa generare nei limiti del possibile, noi vorremmo il più possibile, sentimenti di bontà, e Dio sa se ce n'è bisogno. Grazie. Adesso chi non ha ritirato la busta, perché già ho fatto una faticaccia ieri a portare tutto, bisogna che qua sgombriamo il campo. E vediamo la bracciolotta, cosa deve dire. Vorrei invitare qui Eliana, che è la presidente dell'Accademia Europea des Arts di Parigi, della Francia. Je m'occupe en France de l'Académie Européenne des Arts. Nous regroupons des peintres, des sculpteurs et il y a également une section littéraire. Et nous sommes toujours heureux de pouvoir faire participer les Italiens et l'Europe en général, puisque nous appelons Académie Européenne des Arts et nous essayons de respecter l'intitulé de cette association. Elle a fêté cette année les 50 ans. Nous avons pu faire une belle exposition au mois d'avril dans le quartier de Montmartre, près du Sacré-Cœur, que certains connaissent peut-être. Et nous voulions faire une exposition importante. Et nous avons également participé avec Michel Riotte à une exposition littéraire. Voilà. Eliana Hurtado ha portato i saluti di tutti i pittori e ha detto che quest'anno l'Accademia Europea delle Arti ha compiuto 50 anni di fondazione. Grazie. Va bene, chiudiamo qua, grazie a tutti. Vorrei chiedere una cosa, ai segnalare quelli che hanno avuto questo attestato.